Gentili amiche ed amici di Sport Italia, un cordiale saluto da Federico Casotti. Certi stadi hanno un qualcosa di speciale, un legame che dura in eterno. E l'Olympiastadion di Berlino per noi italiani non è uno stadio come tutti gli altri, non lo è più. Dalle 9 luglio del 2006, da allora nessun azzurro ci ha più messo piede, anche per una serie di coincidenze, fino a questa sera. Dall'altra parte il Bayern con Ribéry, la discesa di Ribéry in mezzo, Luca Toni! Bayern Monaco 1, Borussia Dortmund 0. Al primo pallone toccato, Luca Toni fa centro. Ci prova ora Dedé. Palla messa in mezzo, il colpo di testa di Buckley e quindi Werns, ancora il pallone che termina in rete, il pareggio del Borussia Dortmund di Petric al 91esimo. Il rilancio di Lell e finisce la partita per quel che riguarda i tempi regolamentari. Quindi l'intervento di Dzikowski, ancora però Bayern che ci riprova con Podolski. Porta palla Podolski, entra in area, Toni, il gol di Toni, Luca Toni, Bayern Monaco 2, Borussia Dortmund 1. Si continua invece a giocare, è un calcio di punizione per il Bayern, ma chiaramente ormai mancano pochissimi secondi alla fine della partita. Il Bayern Monaco vince la Coppa di Germania 2007-2008, è il successo numero 14 nella storia del club bavarese, un successo da record per Oliver Kahn, che diventa il giocatore più titolato nel calcio tedesco, è un successo da record per Ottmar Hitzfeld, che supera Udo Latte, che diventa a sua volta l'allenatore con il maggior numero di trofei vinti a livello tedesco.